in questi, si chiama mercatini dell'usato, in realtà sono mercatini del conto vendita, che è proprio un mondo, un mondo. Guardiamo insieme, anche con Giorgio Borgogna, questo servizio. Mica mattina si è svegliato già il mercato. Vista la crisi economica, la collega Annalisa Venditti ci ha consigliato alcuni mercatini. Siamo a Roma, ma questi mercatini sono diventati mercatini in conto vendita. Il target è molto ampio, abbracciamo il ragazzo che va a scuola fino alla persona facoltosa, anche perché i nostri oggetti vanno da un minimo di un euro fino ad un massimo che possiamo parlare di un migliaio di euro circa per i mobili antichi che noi possediamo. Signora Angela, ma lei di solito compra o vende? E compro e vendo. Vendo oggettistica, libri, riviste. Perché non sia solo un baratto. Quanto costano? 2,50 euro. Quindi sono 2,50 euro per 6? No, che tutte e 6. Che... Tutte e 6, 2,50 euro. Viene il modaiolo che è a ricerca del capo vintage, ci viene la famiglia per risparmiare qualcosa e vestire i propri figli. Spendi. Vediamo che cosa ha scelto lei. Allora, ho scelto una maglietta così in cotone, semplice, lunga, e poi un giubbino. La signora con 30 euro porta a casa un giubbino griffato e una maglietta. Esattamente. E la giornata non è ancora finita? Non è ancora finita. Siamo venuti a fare degli affari. Io oggi ho acquistato un paio di stivali di a 45 euro eccezionali che ho visto al negozio a 3,20. Pronto Marco, mi senti? Io ho trovato una cabina telefonica e pure il telefono. Totale 50 euro. Lei per quale motivo? I vinili, i dischi vinili. Anni 60 o anni 70? 70, 80. Se mille si non vale. Boh! Julio Iglesias. Un euro! Non c'ho già rischi, ma io quasi quasi me lo compro. Nel reparto elettronica abbiamo ovviamente commessi esperti che sanno valutare e controllare se un oggetto in esposizione è funzionante oppure no. Chi ce lo porta in vendita prende il 50% del venduto al momento della vendita. Questo vale 150 euro, quando viene venduto il proprietario prende la metà. Se è funzionante 150 euro, se non è funzionante 40 euro. Perfetto. Ci sono diciamo delle cose nuove, io ho comprato ultimamente un giocattolino per il bambino e per il nipotino, una macchinetta. 40 euro quando al negozio si costava 100-120. Beh, 40 euro una macchinetta, sì, per il nipotino. Sì, nipotino, sì. Chi ci guadagna? Chi vende o chi compra? Tutti e due, non perde nessuno, avete solo da guadagnare. Ok, mai 0-0. Quanto vorrebbe realizzare con questo cappotto? 25. Valeria gli ha detto 15. Allora, assistiamo alla trattativa. 15 a lei e 15 a me, quindi è 30. Va bene? Va bene. Va bene. Questo cappotto ha una storia. Ah, è il cappotto delle guardie inglesi che indossavano negli anni 60 quando andavano in libera uscita, quindi originale da Londra. Vincenzo ha scelto, se Giorgio Borgogna, il regista, ve lo fa vedere, il cappotto è delle guardie inglesi e in tutto costa? 40 euro. Un affare. Per questa giacca? Una quindicina d'euro già. La cravatta? Io la cravatta, ha un valore? Un poco, 5-6 euro già. 15 euro pure la camicia? Già, la maglietta. No, come la maglietta? Ora io devo avere una casa. No, pure la maglietta, pure la maglietta, no. Qui vendiamo tutto. Me la vendo vintage tra qualche anno. Ciao Orazio. Ti saluto già, buona giornata. La maglietta se l'è tenuta.